Esatto. Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capite un basso, non facciamo per voi. Se vi sembra di essere tornati un po' indietro nel tempo, un pochino è così. Cioè, non nel vero senso della parola, perché il tempo lineare va sempre avanti. Meno per ora. Vedremo cosa dirà la fisica quantistica nel 2050. Uh-huh. Scriveteci se siete nel 2050 sì. E siete tornati indietro al 2023. Ma è perché effettivamente vediamo un marchio che noi già avevamo avuto. Sì. Perché l'abbiamo fatto prima noi. Prima di tutti. Ce lo siamo inventati noi. Ricordate, no. I Reverend li avevamo presi quanti anni fa? Eravamo ancora in Viale Piave. Oh, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un Reverend Thundergun, il quale... Facci sentire come suona. Sì, dai, sentiamo prima come suona. Tutto aperto, tutti e sì. Due pick-up. Dai, sì. Finalmente, grazie a Backline che ha ripreso la distribuzione di Reverend, siamo riusciti a farle ritornare e adesso le abbiamo in negozio e ci piacciono un sacco. Cosa ci abbiamo qua? Facciamo un attimino di carrellata. Carrellata. In realtà sono alcuni modelli che già avevamo avuto. Però sono un po' migliorati. Rinnovati, riveduti, corretti, eccetera. Partiamo da questo. Questo è il Decision P. È il Decision, che noi lo chiamavamo Indecision. Lo chiamavamo Indecision, mettete su consiglio di Saturnino. Esatto, che è un PJ. È essenzialmente un PJ con questi pick up double blade split coil e J-bomb, che sostanzialmente è un mini humbucker. Poi molto, molto bello Dub King, scala corta 30 pollici semi acustico, bello, con un humbucker tipo music man e uno split coil sulla base di quello stesso humbucker. C'hanno colori nuovi, tra l'altro molto fighi, dei colori nuovi e manici roasted in acero roasted e tastiera in scelta di acero roasted o palissandro. Questo qua sì. Esempio è palissandro. Corpi in corina praticamente tutti, poi con vari top. Ad esempio questo al top in acero fiammato, mentre il Dub King al top in abete solido, se non ricordo male. Ma non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente, tanto i legni sono coperti da... Questo cos'è? Questo è uno dei miei preferiti. Questo qua è stra bello, si chiama Triad. Si chiama Triad perché ha tre pick up, giustamente. Ah, se no lo climavano in un'altra maniera. In un'altra maniera. Tutti passivi questi, non mi pare che ne facciano modelli attivi. No. Sono solamente i passivi che passivi. Ci piace di più. E infine questo bellissimo. Cos'è quello che scegli tu? Mercalli, abbastanza sì, perché mi piace un sacco in realtà. Reverend Mercalli 5, che bello, sempre con i due mega gigambaccheroni, con come dicevamo il top in acero fiammato transparent blu. L'effetto oltretutto è molto figo perché lo fanno blu davanti con il binding o binding e il corpo dietro invece è lasciato in corina trasparente, che salutiamo. Ciao Corina, saluti Corinna, non la cagna maledetta bensì quella senza una N. Tutti poi sono stati upgradeati con il logo nuovo. Sì. Che in realtà mi sa che è sempre lo stesso vecchio. Però prima era adesso era nuovo perché con dietro il numerino scritto adesso. A mano. Quella, vediamo il numerino qua, è scritto a mano. Ovviamente ci ha messo più tempo a scrivere il numerino che a, a fare il resto generale. E tutti molto soprattutto bello. Montano hipshot ultra leggere. Fateci sapere quale volete sentire per primo. Io a me mi piace questo. Anche a me mi piace questo. Mi piace un sacco questo. Poi mi piace questo. Sì, a me piace anche quello. E poi mi piace anche questo, però mi piace anche questo. Quindi facciamo due a testa, dai. Sì, dai, va bene. Oltretutto la cosa che sembra, loro sembrano massicci perché hanno sto corpiccione gigante. Tutti col passaggio delle corde anche attraverso il corpo, tra l'altro. Ci piace. La cosa bella è che comunque restano estremamente leggeri, pur avendo questo corpiccione così. Sarà merito del Corina? Sarà merito delle chiavette ultraleggere? Sì. Li trovate sul nostro e-commerce, lì potete provare qui in negozio. Yes. Fateci sapere in un commento quale vorreste sentire in prova. Vai, prima. Votate 1, 2, 3 o 4. Sì, magari non mettete il numero perché non ce lo ricordiamo. Scrivete il modello. Scrivete, se no, il colore. Scrivono sicuramente 7. Sì, 7. Facciamo il giro. Al massimo mettete il colore o quello nero o quello verdino più chiaro che si chiama Avocado Burst. Avocado. O quello verdino più scuro che si chiama Alpine Burst. Che forte, Alpine Burst. Oppure quello blu che si chiama Blue. Perfetto. Quindi insomma sono arrivati i nuovi Reverend. Sono tornati. Ci piacciono un sacco, sono davvero splendidi. E poi sono appunto un'altra cosa, con una forma un pochino diversa finalmente. Che due palle, sempre tutto uguale. Qua invece cambiamo un pochino, poco, tanto poco. Che basta da dire figata. Ci vediamo al prossimo video. Prossimo video, ciao. Ciao.